fare come mai detto. Jimmy, tu guardi i miei video? Hashtag detox. Ci sono mancato un pochino. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Milano perché oggi e domani mi allenerò insieme a 12 e 12 di voi presso la The Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. Durante questa settimana ho lanciato una storia su Instagram chiedendo chi volesse partecipare a questi allenamenti e i primi che si sono candidati e mi hanno dato tutti i dati sono stati selezionati. Purtroppo ho potuto soltanto scegliere 24 persone per questioni di spazio, perché verrà proprio fatto nel negozio, e mi è dispiaciuto perché ho dovuto dire di no a molte persone, ma non vi preoccupate perché se questo weekend vado bene, se sono brava, se Alda sarà felice di quello che succederà e quello che accadrà, questi tipi di allenamenti, queste cose si potranno ripetere nel tempo e tutti gli altri che volevano partecipare potranno farlo. Quindi ora raggiungiamo la location e iniziamo questo video. Locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Reagisci? No, mi fa piacere. Stiamo raggiungendo la pizzeria per andare a cena. È prestissimo, sono le 7, ma era l'unico orario che ci potevano ricevere perché ci siamo indicati di prenotare. E la pizzeria è Beato Te ed è una pizzeria che ho visto su Instagram, dove tantissima gente ci è andata recentemente e mi ha fatto venire troppa voglia, soprattutto perché non solo fanno 13 impasti di pizza,
al pistacchio integrale, cereali, canapa, eccetera, ma la fanno anche senza glutine ed è napoletana, quindi alta, insomma la vedremo, però pizza time. C'è una base rossa, praticamente poco pomodoro, c'è la stracciatella che gli dà il sapore giusto per avvinare la mortadella e il pistacchio. Vabbè, è una allora, pizza eccellente. Allora provo questa io. Perfetto, facciamo la Lady Green Peak. Per okay. Me una gluti valtellinese. Ok. E dopo non ti posso baciare. E dopo non è un po' dolce. Oh. Jimmy, pizza alla canapa, questa è fenomenale. Ma quanto è bella, questa sembra erba davvero. Jimmy. Aver lavorato. Pizza buonissima, poi quella senza glutine era bella alta. Patatine, che cos'era? Bella alta, però devo dire che per la prima volta ero invidiosa della possibilità di Jimmy di mangiare pizze con glutine. Cosa hai preso tu alla fine? Io alla canapa con stracciatella, mortadella e granella di pistacchio. Cioè alla canapa, e Jimmy ha confermato che ha un gusto pazzesco, buonissimo. No, gusto? Serio? Jimmy, tu guardi i miei video? Jimmy? Gusto terra! Ma gusto terra. Rifalla. Gusto terra! Non si fanno pilotate i video, lo fai capire. Vabbè, niente, adesso belli bardati e ovviamente pronti per la movida milanese. Sabato sera non ci spaventa. Finiamo la serata in giro per Milano e noi ci vediamo domani mattina. No, domattina si dorme. Tu spesti la merda tra poco. No. Sì, gli hai fatto un pelo, Jimmy. Non so che sono foglia. Non l'hai vista? Pensavo fosse una foglia, te l'ho detto, ci sono delle... Comunque è vero, era una merda enorme. Pareva una foglia. Cazzo, potevi calciarla. Buongiorno a tutti. Oggi, consapevole del fatto che in albergo non avrei trovato una colazione senza glutine, mi ero portata un pancake che ho fatto con una farina particolare, cioè la farina di macca, che ha un gusto molto caramelloso. Dall'odore sinceramente non mi ispirava molto, ero un po' preoccupata, poi in realtà è stato buonissimo, l'ho farcito con yogurt e cioccolata. Jimmy invece ha usufruito della colazione dell'albergo e se l'è goduta. Che fa il cornetto farcito di yogurt e cereali. E lo chiami solo farcito. E Nutella. Ha fatto l'indigestione. Fatto conto che sia una cremina di cacao. Con un po' di olio di palma, un po' di grassi. Sì, un po' di troiai. Bellino dentro. Questo. Ma insomma. Devi fargli la foto. Che blogger. Adesso siamo in giro per Milano questa mattina a fare una passeggiata, a goderci il sole. E poi andremo a pranzo. E poi saluterò Jimmy perché riparte, ritorna a Prato. Mentre io oggi pomeriggio ho di nuovo l'altro allenamento. E poi tornerò a casa da Luna, che è rimasta da sola un giorno e mezzo. Ferino. Mi ucciderà stasera. Farà un placcaggio di quelli assurdi. Guarda che bellezza. Questa è una salsa loro. Della serie dopo la pizza la sera, hashtag detox. Abbiamo appena finito di mangiare, siamo stati da Grani e Braci e devo dire che la carne era davvero molto buona. E per contorno abbiamo preso una base di pizza con le zucchine, ma devo dire che quella era decisamente una pizza già pronta e compra, quindi non vi consiglio di andare lì a mangiare la pizza. Adesso salutiamo il Jimmy perché stiamo correndo per andare a prendere il treno. Io ho una sfiga proverbiale per i ristoranti senza glutine perché ogni volta che sono libera e posso andare a provare qualunque cosa,
sono chiusi. La domenica qui Puglia Bakery, che volevo ritornare ad andare a prendere la focaccia senza glutine, chiusa, e Glue Free, una specie di bakery senza glutine, anche quella chiusa di domenica. Quindi ci dovrò tornare in settimana. Aspettami! Pausa! Oh. Sono appena tornata a casa e sono davvero davvero distrutta, ma sono molto felice. Sono felice di finalmente vedere un po' la mia direzione. Sì, è interessante avere una presenza sui social, ma proprio entrare a contatto con le persone, sudare insieme, è stato bellissimo. Ed è qualcosa che va oltre al mero video su YouTube e post su Instagram. È proprio entrare in contatto con le persone, parlare, creare delle amicizie, e è qualcosa davvero di fantastico. E sono contentissima di collaborare con un'azienda che si impegna a fare questo e a dare la possibilità di fare questo. Penso che in Italia non ci siano tantissime aziende che si impegnano così tanto nel mettere insieme le persone, nel far fare sport alle persone. Come al solito sono stata coccolata da molte di voi, mi sono state regalate delle barrette crudiste vegane senza glutine, questa alla canapa, non vedo l'ora di provarla. E poi, udite udite, il cocco. Ma questo non è il solito cocco che si trova al supermercato, che è pieno di zuccheri e cose del genere, tipo il cocco disidratato. Ma questa ragazza è riuscita, ingredienti, solo cocco. Cioccolata 100% cacao, senza glutine, senza niente. Quindi, volevo concludere qui questo video. Volevo salutarvi. Oggi ho salutato anche Jimmy. Devo dire che per qualche motivo sono stata molto emotiva. Una cosa che gli dico spesso è: io vivo bene da sola, con te stare un pochino meglio. Cioè è quell'in più che mi completa. E oggi salutarlo è stato davvero brutto. Penso che il motivo sia il fatto che finalmente ho avuto la possibilità di dimostrargli quello che ho fatto, quello che sto facendo nella mia vita. Lui che mi ha raccolto da per terra quando ero quattro sassolini messi in croce, adesso gli posso dimostrare la donna che sono diventata. Quindi, boh, non so. Basta, io concluderei qui questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! È tornata l'umana. Ci sono mancata un pochino. È arrivata, ha preteso il pollo. Mi ha golato. E poi è scappato. Ma io ti perdono, perché effettivamente sono io via due giorni, scusa. Vola!